Bene. Bene, benvenuti a tutti e a tutte. Siamo in diretta Facebook con qualche esitazione sul piano tecnico. Seguo io questo e ecco, forse quindi qualche difficoltà potrebbe esserci, ma man mano la risolviamo. Bene, benvenuti a tutti e a tutte. Siamo in diretta Facebook con qualche esitazione sul piano tecnico. Seguo io questo ecco, forse quindi qualche difficoltà potrebbe esserci, ma man mano la risolviamo. Mi piombo perché io sono collegata a tutte. Siamo in diretta Facebook con qualche esitazione sul piano tecnico. Seguo io questo Benvenute quindi a questa serata. È una serata che attendiamo da tempo e che avremmo voluto portare in presenza qui a Verona, come altri eventi. Avremmo voluto presentare questo libro importante sull'alimentazione in ottica montessoriana. Avremmo voluto, come altri eventi, poterlo presentare in presenza. E abbiamo rimandato un pochino, ma finalmente ci siamo risolte a una modalità come questa che consente a più persone di seguire la presentazione. E quindi benvenuto al dottor De Luca e alle colleghe che l'accompagneranno in questa conversazione sul libro Aiutami a mangiare da solo. E ci saranno, le colleghe porteranno delle domande e poi man mano alla fine avremo le possibilità di sentire anche le vostre. E questa è l'Associazione Montessori che presenta l'evento, l'Associazione Montessori Verona, che da qualche anno si occupa di portare il pensiero Montessori in questa città e dovunque ci sia qualcuno di interessato alla riscoperta di un approccio al bambino così importante. Do la parola alle colleghe per occuparmi delle questioni del rimbombo di cui qualcuno ci segnala l'entità. Grazie. 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 Buonasera a tutti e benvenuto al dottor De Luca. Grazie per aver accettato partecipare a questo incontro. E il dottor De Luca è pediatra dal 1978. E ha svolto un'attività di pediatra di comunità a Roma, è stato direttore dell'unità operativa tutela della salute della donna e della medicina preventiva in età evolutiva. Attualmente è in pensione e affianca la libera professione l'impegno nella promozione, la protezione e nel sostegno dell'allattamento al seno come formatore e come tutor valutatore per l'UNICEF. E dal 2003 è presidente del centro nascita Montessori e ecco, lascio lui la parola, anzi la lascio a Eleonora per iniziare insomma questo nostro incontro e buona serata. Buonasera a tutti, buonasera dottor De Luca. Allora, partiamo subito con questa chiacchierata che durerà circa un'oretta. Abbiamo preparato davvero molte domande. A seguire ci sarà poi uno spazio in cui ci sarà la possibilità di fare delle domande da casa. Noi vorremmo iniziare questa chiacchierata con una riflessione rispetto alla prefazione di questo libro, che è stata scritta a cura di Grazia Nogher Fresco. E sicuramente ci ha colpito perché è una prefazione insolita, sicuramente speciale, perché diciamo che non semplicemente presenta ed elucida i contenuti del libro come solitamente è, ma lo arricchisce, lo nutre, possiamo dire, ulteriormente di dettagli, di indicazioni bibliografiche, puntuali, precise, generose, proprio come era Grazia. E in effetti, leggendola, ci sembra di sentire la sua voce, di riconoscere proprio il suo stile nell'argomentare partendo da quelli che sono, diciamo, anche i grandi principi per arrivare poi alla concretezza dell'agire e a quella che è la realtà dei fatti. E per chi come noi
avuto l'opportunità e la fortuna di averla come maestra, leggere queste sue riflessioni, certo, non può che non aprire a nostalgia, a ricordo e a gratitudine e onore per questa grande donna. E ecco, per cui con questa poi riflessione vorremmo poi aprire quello che insomma è questo incontro, questa chiacchierata e riportarci ad alcune sue parole. Nell'introduzione ci racconta qual è stata la riflessione che l'ha portato alla stesura di questo testo, ovvero come le recenti indicazioni delle società scientifiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto al percorso dell'allattamento e dello svezzamento riportino proprio al centro il bambino come protagonista e attore di questo percorso, in modo assolutamente sovrapponibile al pensiero di Maria Montessori. Lei proprio dice come l'allattamento al seno e il latte materno siano il modo e il mezzo con cui il bambino inizia il suo percorso sulla terra in un tempo in cui ancora la madre è necessariamente l'intermediario col mondo. Se vogliamo dirla con parole di Maria Montessori, il seno materno è l'ambiente speciale di cui ha necessità il bambino in un tempo in cui deve vivere a spese dell'ambiente e in cui ha bisogno di un ambiente caldo di amore dove tutto è fatto per accogliere e niente per ostacolare. Ecco, quindi noi le vorremmo chiedere di raccontarci brevemente quali sono i vantaggi per la costruzione a breve e a lungo termine di quello che è proprio dell'allattamento al seno, in quello che è il processo di costruzione di salute del bambino, sia dal punto di vista fisico ma anche psichico. Grazie. Sì, beh, intanto grazie tanto per le vostre belle parole di accoglienza nei miei confronti, poi insomma, iniziare ricordando Grazia è importante, mi fa molto piacere. Poi se penso con che generosità ha scritto quelle cose quando io le ho chiesto di mettere qualcosa. Poi nel tempo abbiamo un po' deciso, perché all'inizio era una specie di grosso capitolo, poi abbiamo deciso di dividerlo in una prefazione e in un intermezzo. Insomma, è stato bello lavorare con lei, sono state le ultime cose che abbiamo fatto insieme, insomma, quindi insomma, grazie. Ed è stata molto importante anche nel mio avvicinarmi al pensiero di Maria Montessori, insomma, e in tutti questi anni è sempre stato per me un riferimento importante, insomma. L'allattamento al seno e il latte materno sono due cose che sono molto utili per la salute del bambino. Forse fino a pochi anni fa avremmo detto soltanto sì, che era come dire l'alimento che così l'evoluzione dei mammiferi ha portato a costruire nel tempo come alimento principale, e su questo ancora oggi noi ne sappiamo tanto. Il latte materno è perfetto. Anzi, ormai sappiamo che è veramente perfetto, perché forse fino a qualche decennio fa ancora si poteva pure pensare e dire che certe volte il latte poteva non andare bene, eccetera. Oggi questa è una delle poche grandi certezze che abbiamo. Il latte materno non può far male, può fare solo bene, e fa bene perché è non solo è specie specifico, quindi il latte delle donne è il latte più adatto ai cuccioli dell'Homo sapiens, il latte delle mucche è quanto di più adatto per i vitelli e così via, ma poi anche perché è individuo specifico e quindi praticamente il bambino non prende mai lo stesso latte, ma a seconda dei diversi momenti della giornata, dell'anno, a seconda delle diverse, l'inizio e della fine della poppata, prende un latte che la mamma produce proprio stampato sui bisogni del bambino in quel momento.
E questo direi che è una cosa fantastica. Quindi se fa molto caldo il bambino berrà di più, più frequentemente, perché la prima parte della poppata contiene più acqua, quindi farà poppate più brevi ma più frequenti. E così via, insomma, quindi da un punto di vista nutrizionale è la perfezione delle perfezioni. I grassi, le proteine, i carboidrati sono sempre nella giusta percentuale, che poi è la stessa che ci seguirà per tutta la vita, perché tutte le indicazioni nutrizionali ancora oggi sono pure quelle, come dire, stampate, no? Hanno come forma proprio la formula del latte materno, che però nel caso di ciascun bambino e dell'individualità di ciascun bambino è sempre un po' diverso, non è mai identico, no? E questo, e quindi è un latte perfetto, è un latte che non può dare allergie, non può dare nessun problema. È un latte ricchissimo di sostanze protettive. Le proteine del latte materno sono quasi tutte globuline, al contrario per esempio il latte di mucca che contiene tanta caseina, con cui si fanno gli ottimi formaggi in tutto il mondo, ma le globuline sono gli anticorpi, quindi il latte materno protegge il bambino da subito, anzi ancora prima del latte, il colostro, che è ancora più ricco di questi anticorpi, protegge il bambino appena nasce, in quella fase veramente di primo contatto, di primo rapporto con il mondo e anche con i pericoli del mondo dal punto di vista, come dire, infettivo. E poi dà una grande protezione anche nei tempi lunghi, non soltanto ai bambini, quindi un bambino allattato al seno rischia molto meno dei bambini allattati con latte di formula di ammalarsi sia di malattie acute durante l'infanzia, ma anche di malattie che poi possono comparire negli anni successivi. Quindi diciamo che gli effetti positivi durano tutta la vita. Anche in funzione della durata dell'allattamento, eccetera. E questi vantaggi non sono solo per il bambino, ma sono anche per le donne che allattano. Quindi le donne che allattano, quanto più allattano, quanto più dura il loro allattamento, e maggiore è la probabilità di non contrarre alcune malattie, anche importanti, che poi possono capitare nel resto della vita. E queste sono tutte mai evidenze scientifiche. Mi diverte ricordare che per esempio anche l'osteoporosi, che è una tipica patologia più femminile e che in genere riguarda gli anni successivi alla menopausa o addirittura gli anni dell'anzianità e della vecchiaia, è meno frequente nelle donne che hanno allattato. Quindi pensate che effetti a lunghissimo termine. Quindi di questo non possiamo che prendere atto, e quindi al di là del fatto che poi non è che tutto si gioca sull'allattamento, no? Io questo ci tengo sempre a dirlo, poi la vita di un essere umano, i suoi primi anni di vita si giocano a tantissimi altri livelli, però certo quello che mi ha portato poi molto a impegnarmi anche proprio come pediatra in questo campo, è che una cosa che tutto sommato si può fare con una certa facilità e ottenere con facilità, perché io poi sono convinto veramente che tutte le donne che lo vogliono possono allattare, e quando le donne non riescono ad allattare non è certo, tra virgolette, colpa loro, ma è perché non sono state aiutate a sufficienza. Ecco, credo che una cosa che si può ottenere con facilità è un peccato che non si faccia tutto per farla ottenere, quindi in questo senso. E poi ci sono i grandi vantaggi, forse torneremo anche su questo dopo, ma l'allattamento che è, diciamo, l'allattamento responsivo, l'allattamento che è basato sul riconoscimento dei segnali del bambino, sui suoi segnali di fame e di sazietà, che sono molto semplici da conoscere e importantissimi, perché secondo me sono proprio una delle prime maniere con cui mamma e bambino entrano in connessione, e che dà anche un grande senso di potenza, di empowerment, se vogliamo usare una parola un po' straniera, un po' abusata, eccetera, alle mamme, è proprio il riconoscimento di questo. Quindi da una parte la mamma è molto soddisfatta perché
individua questi segnali, dà una risposta appropriata, ma contemporaneamente anche il bambino comincia a costruire, come dire, la fiducia in se stesso proprio nel sentire riconosciuti i propri bisogni, nel loro appagamento, ma anche riconosciuti, come dire, non soltanto il bisogno di mangiare, ma anche il bisogno di interrompere. Il che per certi versi potrebbe avvenire, può avvenire anche, non è che il bambino che prende il biberon, perché insomma, ripeto, come ho detto prima, anche questi bambini, sia i bambini che prendono il biberon e le mamme che lo danno, vanno aiutati e sostenuti tantissimo, non ci sono, assolutamente non ci sono, come dire, medaglie d'oro e medaglie d'argento. Il problema è che è più difficile, perché il biberon non aiuta molto nel riconoscimento di queste cose. Il bambino è molto più attivo nella poppata del seno, perché riesce molto di più a controllare delicatamente, proprio a misurare perfettamente il suo bisogno, cosa che col biberon è un po' più difficile, perché il biberon scende giù veloce e quindi a volte insomma ne può arrivare anche un po' di più di quello che serve veramente. La tendenza è quella a svuotare, no? il latte preparato, mentre lì c'è proprio un gioco veramente perfetto di domanda e di risposta e di offerta, che è delicatissimo, e io lo considero proprio una dei primi passaggi importanti della relazione. Sì, in effetti ha già toccato in parte quella che sarà insomma la prossima domanda, perché quando lei così accenna a quale può essere una delle cause per cui l'allattamento al seno non funziona, non prosegue, parla di fatica e parla di non sostegno. In effetti, sì. Grazia, già nella prefazione anche lei proprio suggerisce, indica la necessità di un aiuto stabile, di un sostegno importante in questo tempo di vita della madre e del bambino. Quindi vorremmo vedere un attimo magari insieme quali possono essere le interferenze che fanno sì che a un certo punto l'allattamento non prosegua. Ma anche con uno sguardo più montessoriano, quali sono gli elementi che una madre può osservare ed avere come strumento per capire che tutto sta andando per il verso giusto, che il bambino è ben nutrito, che non ci sono problemi. Certo. Sì, una bella domanda, nel senso che allora, innanzitutto io credo che l'allattamento sicuramente, perché poi non è che siamo veramente, siamo tutti mammiferi, lo dico nel mio libro, però poi siamo anche molto diversi, quindi noi siamo, senza dare nessun valore metafisico, ma insomma è chiaro che l'Homo sapiens a un certo punto è successo qualcosa per cui si è un po' differenziato dagli altri. E io credo che in altri tempi c'era forse più un aiuto collettivo, e l'aiuto era dato da persone che l'avevano fatto, quindi un aiuto tra pari, no? Quello che oggi viene molto riconsiderato nel campo della promozione della salute. Le ostetiche, dette anche levatrici, o quelle donne che comunque in tempi antichissimi, per aver fatto tanti figli o per strane ragioni, erano un po' come dire, conservavano tutta la pratica, perché ne avevano visti tanti, perché anche ogni parto è diverso, non è che i parti sono tutti uguali, anzi veramente ogni parto è diverso, e credo che ci fosse questo aspetto qua. Credo che nel momento in cui è avvenuta un po' la medicalizzazione del parto e anche dei primi giorni di vita del bambino nell'ospedale, adesso a prescindere dal fatto se è stato che sicuramente questo ha portato anche a un
netto miglioramento e anche un abbassamento enorme dei rischi legati al parto per la salute delle donne e quella dei bambini. Insomma, Maria Montessori tra l'altro è entusiasta del nuovo modo di accogliere i bambini in ambienti appunto sicuri, puliti, igienici, eccetera. Insomma, lei tutto sommato poi era sempre un medico di formazione positivista, insomma, no? Se questi erano gli aspetti positivi, c'è stata pure una parte invece che non ha funzionato e che è stata un po' quella di appunto togliere alle conoscenze collettive e alle conoscenze delle donne certe esperienze. Allora, io credo che le cose fondamentali, Grazia dice che per essere indipendenti bisogna pure passare un periodo di dipendenza, quindi c'è bisogno di aiuto. Ecco, questo è il primo elemento. Sono competenze che non sono così acquisite. Le donne mettono a disposizione sicuramente il loro apparato ormonale, la loro anatomia, il bambino mette a disposizione delle sue capacità, però ci deve essere qualcuno che all'inizio ti aiuta a fare da solo, e queste figure possono essere le più diverse, ce ne sono tante oggi, insomma, le ostetriche sono tutte le giovani ostetriche, ma per giovani intendo solo quelle che sono laureate l'altro anno, insomma ormai negli ultimi 15-20 anni c'è stato un grande cambiamento in quella realtà. Chi si laurea in ostetricia oggi tutta Italia ha una eccellente formazione nel campo dell'aiuto, della promozione e del sostegno all'allattamento al seno, perché in quasi tutti i corsi di laurea è stato introdotto proprio i corsi dell'UNICEF alle allieve, insomma alle laureande. Quindi sono le ostetriche, ci sono tantissime associazioni peer-to-peer appunto di aiuto tra pari, prima tra tutti la Lecce League, che è stata la pioniera, ma ci sono anche tante piccole associazioni locali che funzionano molto molto bene e alle quali appunto le donne possono, le mamme possono affidarsi una volta uscite dall'ospedale, sperando che nell'ospedale tutti abbiano fatto il loro dovere, cosa che purtroppo non avviene ancora sempre, anzi spesso avviene poco, con un gradiente nord-sud in Italia che a favore del nord, per cui se nelle regioni del nord molto si sta facendo ma ancora non si fa a sufficienza, man mano che si va verso il sud questo un po' diminuisce e quindi è importante fare riferimento, direi, fondamentalmente a questi gruppi e a livello istituzionale, in linea di massima, io parlo per esempio della regione dove vivo, il Lazio, ancora i consultori fanno un ottimo lavoro in genere, sempre grazie alle ostetriche. E poi ci sta un po' il convitato di pietra dei pediatri. Allora, ci sono tantissimi pediatri ormai che si formano, sono anche qui tra i giovani, eccetera. Il problema non è la buona volontà dei pediatri, che sono tutti convinti che l'allattamento al seno è la cosa migliore che si può fare per un bambino, ma è la formazione. E purtroppo nelle scuole di specializzazione si dà poca importanza a formare i giovani pediatri in questa direzione. E questo è un po' un problema, che pesa spesso, perché a volte ci sono anche delle indicazioni contraddittorie per le mamme, eccetera. Allora, io come consiglio direi proprio quello di rivolgersi ai consultori familiari, alla Lecce League, alle associazioni di volontariato che si occupano di questo, che sono veramente diffuse in tutto il territorio, ci sono anche dei gruppi di ostetriche che lo fanno, e affidarsi molto a loro su questo. Le conoscenze personali, ma poi alla fine non sono tantissime. Una volta avviato, poi il punto di riferimento iniziale è quello che il bambino deve crescere, insomma, deve crescere, che la poppata deve apparire soddisfacente, ma queste sono tutte indicazioni che vengono date, sono molto semplici, quindi adesso non vorrei dilungarmi troppo su questo. E poi
prima di decidere di sospendere parzialmente o totalmente l'allattamento al seno, rivolgersi a queste persone esperte che nel loro bagaglio, e qui finisco, non hanno soltanto le competenze tecniche, ma hanno anche le competenze relazionali. Ed è lì che io ho colto, insomma, questa somiglianza tra il nostro lavoro montessoriano di tutti noi, cioè che la frase è sempre aiutami a fare da solo, perché l'UNICEF insegna alle persone che forma ad aiutare a fare da soli, cioè non forma degli espertini che ti dicono cosa devi fare in maniera verticale, ma delle persone che sono capaci prima di tutto di ascoltare, di riconoscere le competenze e di attivare il meglio che ciascuno di noi ha in sé. Certo. Allora, allattamento, latte materno, latte artificiale e cibo solido. Sì. Che cosa hanno a che vedere con il microbiota intestinale? Che cos'è il microbiota? Questo microbioma di cui ormai tutti parlano e che è veramente importante. Peccato che ancora non siamo in grado di riprodurlo o di attivarlo. Purtroppo tutta una serie di prodotti commerciali che dicono, insomma, funzionicchiano, ma non è che funzionano tanto. Ma una cosa interessante innanzitutto è che la vita nei paesi più ricchi, nei paesi cosiddetti industrializzati, di pari passo con questo sviluppo a volte insomma un po' incontrollato, ha fatto sì che il microbioma, cioè l'insieme dei germi buoni che vivono nel nostro corpo e che sono DNA, rappresentano quantitativamente più il DNA di questi microbi che il nostro, questi germi sono molto più ricchi e variegati e differenziati nei paesi dove la vita è un pochino più naturale e meno industrializzata, e invece noi ce ne abbiamo di meno. E sempre più si scopre che tantissime cose, anche tante malattie croniche dell'età avanzata, ma addirittura si parla anche di depressioni, quindi anche disturbi psichici, psichiatrici, potrebbero avere a che fare con una scarsità. È legato fondamentalmente, le nostre mamme ce ne danno tanti di virus buoni, di batteri buoni, che i virus sono nella nostra bocca, questi sono batteri, non sono virus, i virus sono molto molto più piccoli. I batteri buoni passano dalla mamma al bambino, alla bambina, durante il percorso del parto, e quindi da qui l'importanza il più possibile di ridurre al minimo il taglio cesareo, perché invece il taglio cesareo, specialmente quelli di elezione, non rendono possibile questo passaggio. E poi c'è l'allattamento al seno, quindi il latte materno è pure un grande trasportatore di germi buoni. E invece gli elementi negativi sono sicuramente una vita forse un po' troppo artificiale, anche un po' troppo igienizzata, diciamo, no? Questo è un tema abbastanza importante, cioè ce ne rendiamo conto. Anni fa sono stati vari studi che ci dicevano, per esempio, che le malattie allergiche sono molto più frequenti lì dove i bambini sono non puliti, ed è giusto farlo, noi stiamo molto rivalutando delle procedure come ad esempio lavarsi le mani, ma l'eccessiva igienizzazione, l'eccessiva disinfestazione, eccetera, disinfezione, non fanno bene. Quindi un po' una vita un po' troppo asettica, che significa non stare all'aria aperta, non venire a contatto con gli animali,
con la natura in qualche maniera, e dall'altra parte certo anche una medicalizzazione, anche un uso sconsiderato e inappropriato dei farmaci, in particolare degli antibiotici, che pur essendo stati certamente ancora oggi una grandissima risorsa per l'umanità, perché ci proteggono e ci curano da malattie anche molto molto gravi, ma un loro uso spregiudicato, inappropriato, come per esempio nel campo della pediatria, dare antibiotici a tutti i bambini che hanno 3 giorni di febbre, che in genere è di origine virale, quindi lì gli antibiotici non fanno, come abbiamo saputo, come abbiamo imparato in questi 2 anni, non servono assolutamente a nulla, però hanno, purtroppo ogni volta che noi pigliamo gli antibiotici, sia che siano giusti, sia che siano sbagliati, però in quell'occasione gli antibiotici uccidono anche una buona parte della nostra flora intestinale, dei nostri microbi buoni. E quindi ecco, queste sono le cose importanti. Quindi sicuramente il parto, l'allattamento e poi una medicina appropriata, una medicina che segua veramente le indicazioni giuste e che non faccia un abuso di farmaci. Certo, quindi l'allattamento, e possiamo anticipare successivamente sicuramente anche il tipo di alimentazione che il bambino incontrerà. E quindi un'alimentazione di cibi vivi fondamentalmente, certo. Non di cibi morti, quindi non di cibi industriali. Certo, e quindi a questo proposito vorrei che iniziassimo a vedere il tema dello svezzamento dal punto di vista delle indicazioni dell'UNICEF, affinché questo processo, questo importante cambiamento che avviene nel percorso del bambino possa essere piacevole, gradevole e possa contribuire effettivamente a un processo di costruzione di salute. Quindi, quali sono le indicazioni? È la domanda dell'UNICEF, e quali sono i segnali che ci dicono che il bambino è pronto? E pur avendo delle linee guida così chiare, vorremmo anche capire, vedere un po' con lei come mai spesso queste tempistiche, queste indicazioni non vengono poi rispettate. Questa è una gran bella domanda che ci poniamo molti di noi, ma credo che la risposta sia sempre la stessa, che probabilmente nelle scuole di specializzazione in pediatria questi temi sono entrati poco. I pediatri che si specializzano oggi sono bravissimi, molto più bravi di quanto potessero essere quelli della mia generazione. Anche nella mia generazione c'erano molto molto più bravi di me, però oggi loro sono veramente, hanno una preparazione solidissima nella cura di malattie e specialmente di malattie gravi e serie, perché sono le cose che vedono nelle scuole di specializzazione. Vanno poco sul territorio, vanno poco presso i pediatri di base e invece vedono quelle malattie gravissime che ormai si vedono nelle cliniche universitarie, eccetera. E quindi a questi aspetti qua invece, cioè alla fisiologia, viene data scarsa importanza. Quindi non se ne parla tanto, diciamo che ancora molto è affidato a piccole lezioni di puericultura, eccetera, che spesso dicono le stesse cose che dicevano quando mi specializzavo io, appunto alla fine degli anni 70. A me insegnavano che lo svezzamento iniziava al quarto mese, si preparavano appunto questi brodi vegetali che erano un po', come dire, inconsciamente si rendeva conto che a 4 mesi i bambini non sanno deglutire i cibi solidi e semisolidi, e quindi i solidi venivano trasformati in liquidi, e quindi si preparavano queste pappe, a volte anche buone sicuramente, ma si bypassavano, no, appunto le competenze del bambino, perché l'elemento principale è la capacità di deglutire cibi solidi e semisolidi, e questo veramente è quasi impossibile che avvenga prima del 6° mese. Infatti l'OMS e l'UNICEF nella strategia globale sull'alimentazione dei bambini
quindi globale perché riguarda tutto il mondo, dice che fino al sesto mese di vita l'alimento fondamentale, unico ed esclusivo dovrebbe essere il latte materno, cioè quindi fino a sei mesi l'OMS e l'UNICEF ci dicono che non bisogna dare al bambino nient'altro, perché qualunque altra cosa si dà, come dire, è inutile, è ridondante, si sovrappone a questo processo naturale senza portare nessunissimo vantaggio. Ma il sesto mese non è che il giorno che i bambini compiono sei mesi tutti sono già pronti, perché in realtà poi l'inizio dello svezzamento, sempre guardandolo il bambino, può avvenire una finestra temporale che approssimativamente arriva fino all'ottavo nono mese di vita, bambino per bambino, bambina per bambina, non tutti sono uguali in questo senso, e dare questa informazione ai genitori è molto rassicurante, perché la vecchia indicazione, quel giorno bisogna iniziare lo svezzamento, faceva sentire i genitori come se il bambino non mangiava quella quantità scritta dal pediatra al completo, eccetera, come se al bambino mancasse qualcosa. In realtà invece noi stiamo tranquillissimi, perché fino all'ottavo nono mese il latte materno è in grado di offrire al bambino tutto ciò di cui ha bisogno, e è soltanto verso il nono mese che il latte comincia un pochino a scarseggiare di ferro, e quindi è importante che in quella finestra temporale va dal sesto al nono si cominci pian piano a mettere il bambino nelle condizioni di apprezzare e riconoscere. Ma a nove mesi vi posso assicurare che tutti i bambini sanno deglutire, anche prima, perché comunque poi c'è tutto un interesse, una curiosità per quello che fanno i genitori. Il fatto che il bambino anche prima dei sei mesi possa manifestare curiosità e interesse per quello che stanno facendo i genitori, per esempio a tavola, in cui il bambino comincia a segnalare che vorrebbe fare quello che vuole fare il genitore, ma non è un segno fondamentale. Il segno fondamentale invece è aver perso quel riflesso che si chiama di unidirezionale di esclusione dei cibi solidi, che è poi la capacità di inghiottire. Ecco, è questo, insomma, fino a un certo punto i bambini non sanno inghiottire. Vuol dire che madre natura ha messo questo limite: finché non sai deglutire vuol dire che non ne hai bisogno, è molto semplice, e appena il bambino lo sa fare vuol dire che è pronto a farlo. Poi ci sono tutta una serie di segnali che sono anche più, diciamo, tecnici, no? Veramente dal sesto mese cambiano tante cose: la forma della bocca, la forma della lingua, i muscoli delle guance, l'inizio dei movimenti di masticazione che precedono anche la comparsa dei denti. Quindi il bambino comincia a masticare anche prima, perché già le gengive possono essere in grado di aiutare intanto a fare così. È chiaro che i cibi devono essere adattati alla capacità di masticazione e di deglutizione, ma quali cibi? E su questo tema l'UNICEF è molto chiaro: i cibi della famiglia, dice, i cibi della famiglia, perché sono le cose che sono a disposizione di tutti, quindi non sono i cibi industriali che troviamo nelle scatole delle farmacie, che pure possono essere usati, non è che non c'è niente di male, però è molto più semplice, è molto più economico e spesso è anche più, come dire, adeguato anche alle risorse locali e ai prodotti locali, perché è chiaro che un bambino eschimese, probabilmente, adesso dico eschimese per dire l'estremo, no? Avrà uno svezzamento, anche se poi nel libro, cioè, tutti dicono vogliamo lo svezzamento, però diciamo questo passaggio ai cibi solidi avviene con le cose che mangiano i suoi genitori, quindi non so, immagino il grasso di foca, adesso per dire, no? Che lì gli serve probabilmente, mentre qui noi abbiamo tutta la nostra cultura dell'olio extravergine d'oliva, del burro o di una serie di cose, che cereali, legumi e tutte le cose che mangiamo. Insomma, i formaggi, sono questi i cibi che il bambino può mangiare. Certo, non è che forse una delle cose che un pochino
non ci dimentichiamo del passato, era la gradualità. Questo non significa che un bel giorno al bambino noi diamo tutto quanto insieme, no? Da oggi inizia lo svezzamento e quindi puoi mangiare tutto. Non è questo, questa diciamo alimentazione complementare responsiva, si chiama così in termini tecnici, non significa che gli si butta tutto quanto addosso, anzi e qui pure ritorna il nostro modo di vedere Montessori, quindi la gradualità. Il bambino ci mette tanto a volte ad apprezzare cose nuove e quindi è una sperimentazione non solo nutrizionale ma anche proprio sensoriale, insomma, e quindi la gradualità va bene, solo che la gradualità di una volta era una gradualità che partiva dal fatto che questi cibi venivano introdotti troppo precocemente e quindi era più possibile che dessero per esempio allergie eccetera, e introducendoli con un certo ritardo, cioè dal sesto mese in poi, rispettando i tempi dei bambini, anche queste reazioni sono molto meno frequenti e la gradualità a questo punto invece è più una gradualità di rispetto del bambino, no? Di rispetto proprio della sua, dei suoi tempi. Datemi tempo, come diceva Amy Pickler. Ecco, quindi ci ha spiegato come l'indicazione sia quella di offrire al bambino ciò che mangia la famiglia. Quindi sì, potremmo dire libera scelta di portare il cibo alla bocca che il bambino desidera. Certo, perché oltre alle altre competenze sono quelle di sapere, intanto il bambino dovrebbe cominciare a stare vicino, stare seduto o stare molto vicino alla posizione seduta e poi a sapere con le mani prendere le cose, toccarle e portarle alla bocca, certo. Certo, però a questo proposito Maria Montessori nel Segreto dell'Infanzia ci dice che per educare bisogna essere educati. Certo, quindi, hai ragione. Che vorremmo vedere insieme è quanto però ancora prima sarebbe importante un processo proprio e un percorso di consapevolezza da parte dell'adulto, sì, che cura, quindi da parte del genitore, dell'educatore, sì, o di chi comunque è a fianco, nella scelta del cibo da portare, certo, a tavola, ma ancora prima chiaramente di ciò che viene scelto e messo nel carrello della spesa. Sì, questo è molto importante. Certo, non è che noi possiamo facilmente entrare nelle case, però intanto credo per esempio appunto che un pediatra, un'ostetrica che si occupa di queste cose, cioè io come molti miei colleghi che come me hanno questo tipo di impostazione, quando si comincia a parlare di svezzamento, in genere io lo comincio a fare verso il quinto mese, no? Perché così poi sono i genitori sono pronti. Beh, la prima domanda che faccio è chiedo come mangiano, cosa mangiano, mi chiedo di raccontarmi un po' che cosa fanno. L'arrivo di un bambino in una famiglia, in una coppia, è sempre, spesso è un'occasione di miglioramento delle, come dire, delle condizioni anche dell'interesse nei confronti della salute, no? Molte donne smettono di fumare durante la gravidanza, anche l'uso degli alcolici, assolutamente non demonizzo al 100%, però insomma oggi un po' una certa tendenza un po' a forse a bere un po' più di quanto sarebbe giusto c'è, e quindi anche l'attenzione all'alcol e insomma è un po' a un mangiare sbagliato, quindi l'arrivo di un bambino, l'arrivo dello svezzamento può essere un'occasione anche per un pediatra per esempio di fare un pochino di lavoro di educazione alimentare e comunque di discussione, fare insomma in genere l'UNICEF nella formazione utilizza molto la tecnica del counseling. Nel counseling in effetti non esiste il bravo e il non bravo, il somaro. Esiste un tecnico, esistono delle persone che hanno delle necessità, si incontrano, mettono insieme da una parte le loro conoscenze, tecniche, eccetera, e si cerca di arrivare a una sintesi senza il predominio dell'uno sull'altro. Chiaramente il tecnico deve poi
portare avanti le proprie conoscenze. Quindi può essere una grande occasione per rivedere un po' anche il modo di mangiare, eccetera. Devo dire, è vero, io credo che l'Italia, noi ci diamo sempre tanti difetti, credo che mediamente anche in Europa, insomma, adesso siamo uno dei popoli ancora che mangia meglio, insomma, no? Ancora diciamo si tende molto alla qualità dei cibi, insomma, io devo dire, non so, io per esempio ai miei pazienti di adesso, faccio un pochino di libera professione, ma anche quando lavoravo nei consultori, ma io difficilmente ho mai incontrato qualcuno che comprava l'olio extravergine al supermercato. Quasi tutti mi raccontavano, sì, perché c'è mio nonno che c'ha l'oliveto, un amico in Toscana che me lo vende, così. No, per dire, l'olio è una cosa che è lo stesso, c'era sempre l'abitudine, la carne, quando uno va dal macellaio e dice guardi è per il bambino, allora il macellaio, così. Sì, è un po', forse sono un po' ricordi del passato, però mi sembra che ancora questo atteggiamento c'è, anzi addirittura oggi ridiventa pure un po' novità perché c'è molta attenzione sul cibo, insomma, no? Anche molti uomini pure sono diventati, quasi tutti sono tutti dei piccoli chef, no? Come si dice, per cui c'è questa attenzione. Adesso non è, però il mangiare comune delle famiglie mi sembra che sia un buon mangiare, poi certo può essere l'occasione appunto intanto per dire evitiamo i cibi industriali, perché sono cibi abbastanza morti, cioè chiaramente quelle cose che si risvegliano col forno a microonde, quelle cose. Poi certo, in una grande emergenza, no? Uno può pure farne uso, però quel mangiare semplice, quotidiano, tutti i giorni, adesso non dico a tutti e quattro i pasti, però per esempio almeno sulla cena, eccetera, insomma mi sembra che tutti lo fanno e comunque può essere una buona occasione per ragionarci. E quindi questo, poi sulla qualità pure fare attenzione il più possibile, cioè se è possibile il biologico, ma anche se non è biologico certificato, però ecco, avere un pochino di attenzione sulle cose, questo è molto importante. Certo. Ecco, io avrei un'ultima domanda, sì. E poi farei proseguire Silvia. Quando termina lo svezzamento? Quando termina lo svezzamento? Lo svezzamento quando inizia più o meno l'abbiamo abbastanza ormai identificato, e quando termina è chiaro che è un fatto molto culturale, non è un fatto, il biologico qui conta abbastanza poco. Allora, io una antropologa nutrizionista dell'Università del Texas qualche anno fa ha pubblicato un lavoro interessante in cui ha preso 21 primati, quindi scimmie di fatto, e ha confrontato una serie di parametri che avevano a che fare con lo svezzamento, quindi svezzamento e durata della gravidanza, svezzamento e raggiungimento della maturità sessuale, svezzamento e raggiungimento di un terzo del peso dell'adulto, svezzamento e vari altri, adesso non ve li elenco tutti quanti. Comunque erano tutta una serie di indicatori abbastanza interessanti che credo che abbiano contribuito a fare una specie di algoritmo, uso questa parola con un po' di la ripeto un po' così, e quindi è venuto fuori una formula matematica che è stata applicata, quindi hanno, diciamo, da una parte hanno fatto un lavoro a scendere e poi l'hanno rifatta a salire con gli uomini, quindi ci hanno messo dentro la durata della gravidanza, l'età della pubertà, tutte queste cose che vi ho detto prima, e per l'Homo sapiens è venuto fuori, innanzitutto è interessante perché è venuto fuori un periodo molto largo che va dai 2 anni e mezzo ai 7 anni. È chiaro che oggi è difficile vedere, no, a me non è mai capitato, e devo dire che ho attualmente, insomma, diciamo,
dei bambini, seguo bambini abbastanza selezionati in questo senso, però bambini svezzati che hanno sospeso, perché fine lo svezzamento noi intendiamo chiaramente quando il bambino non prende più il latte materno, quindi mangia soltanto cibi solidi e semisolidi, diventa... E io 7 anni non l'ho mai visto, insomma, però anche a 5 ho avuto dei pazienti che hanno continuato a prendere un pochino di latte anche a quell'età. Però la cosa interessante secondo me è che da un punto di vista biologico, ripeto, non culturale, perché comunque io penso che già noi siamo, l'OMS dice, sempre in quella famosa strategia globale, dice bambino continua a prendere il latte materno fino a 2 anni ed oltre se la mamma e o il bambino lo desiderano. Quindi l'OMS UNICEF lascia una grandissima libertà alle mamme e ai bambini naturalmente. A volte sono anche i bambini che smettono, che non lo vogliono più e le mamme un po' si dispiacciono. Però è interessante questo dei 7 anni, perché effettivamente questa è esperienza di noi pediatri e delle mamme, in genere il periodo in cui i bambini si ammalano delle banali malattie dell'infanzia, che però poi oggi ci danno un gran fastidio, le tossi, i raffreddori, mal di gola, i mal d'orecchie, eccetera, più o meno a 6 anni e mezzo, 7 anni finisce quasi tutto. Da quel momento in poi i bambini non si ammalano quasi più di niente, se non di cose un po' più importanti a volte, insomma è difficile, finisce l'età delle malattie dell'infanzia. E noi lo sappiamo bene che i bambini che per esempio frequentano il nido e che continuano a prendere il latte materno, per esempio, si ammalano un po' meno degli altri, non è che non si ammalino per niente. E quindi questo ci fa pensare che biologicamente in natura, probabilmente in un mondo meno protetto del nostro, forse prendere il latte della mamma fino a 7 anni lo proteggeva fino a quell'età in cui veramente il sistema immunitario era ormai maturo al 100% e capace di proteggere il bambino. Oggi poi decidono le mamme, decidono i bambini quando smettere. All'opposto, un po' io rabbrividisco quando sento che un pediatra o una nonna o la vicina di casa o la portiera hanno detto, sì, oppure ancora peggio l'educatrice del nido, hanno detto, signora, ma come, a 2 anni ancora lo allatta? Ecco, questo non mi piace e spero che prima o poi questa cosa non si sentirà più. Certo, che venga abbandonato. Bene, grazie. Grazie a lei. Grazie per seguire tu. Sì, allora proseguo io. E allora abbiamo fatto questo excursus del libro, i primi 2 capitoli dedicati appunto all'allattamento e all'accudimento, la seconda parte dedicata all'introduzione di cibi solidi e semisolidi, e arriviamo alla terza ed ultima parte che lei dedica all'alimentazione al nido. E questo capitolo viene introdotto... Non solo io, perché questo libro non è un mio... Io sicuramente un po' l'ho pensato all'inizio e l'ho anche un po' coordinato, però è di tutti noi del Centro Nascita Montessori, insomma, e di Grazia, ovviamente, che ci ha fatto questo grande regalo. Ma Grazia comunque... tengo a dire che era ancora il presidente onorario del Centro Nascita Montessori, quindi insomma, però è veramente, insomma, forse è carino perché ogni capitolo ha il nome dell'autore, insomma, quindi siamo in tanti, certo. Sì, sì, certo. Se vuole anche fare 2 parole del Centro Nascita Montessori, per chi non lo conosce. Vabbè, il Centro Nascita Montessori, sì, noi siamo a Roma, ma lavoriamo adesso abbastanza quasi anche in Italia per quanto riguarda la formazione. Nasce come nasce come idea di Adele Costagnocchi, che è un'allieva di Maria Montessori. Chi sta un po' nel mondo Montessori sa bene chi è Adele Costagnocchi, è un personaggio bellissimo. Adele Costagnocchi raccoglie l'indicazione di Maria Montessori di occuparsi del neonato fondamentalmente, questo negli anni 50, quindi Adele già si era occupata di bambini piccoli con varie attività a Roma anche durante la guerra, eccetera, era sempre rimasta in contatto con Maria Montessori, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50, inizia con la formazione di educatrici che l'idea iniziale era di
persone che formate secondo il modello Montessori e che aiutassero, diciamo, le famiglie che, dove nasceva un bambino, quindi gli assistenti all'infanzia, gli assistenti alla nascita, e poi nasce proprio il centro nascita Montessori come centro di ricerca, di studio e pratico. Poi, diciamo, negli anni, quindi il centro nascita Montessori è la realtà almeno italiana più antica che si occupa di bambini 0-3. Negli anni, quindi parte da questa esperienza di Adele e poi diciamo dalla fine degli anni 70 il centro nascita comincia a occuparsi di asili nido, perché va di asili nido aziendali, gestisce dei grossi asili nido di Roma, quello della Banca d'Italia, quello dell'Enel, eccetera, e su quello grazie sicuramente a varie figure di cui prima di tutto grazie a Fresco, ma anche a altre persone, Anna Maria Batti, Maria Piafini, Anna di Palermo, eccetera, tutte nate da diciamo sotto l'ala di Adele Costagnocchi, si elabora appunto il nostro un po' pensiero sul bambino 0-3, insomma. E adesso ci occupiamo di gestione di asili, non tantissimi, però importanti per noi, e formazione. Bene, sì, penso che ci dovesse fare un attimo anche una sì, presentazione del centro, lo ringraziamo. Sì, no, la ringrazio molto, è chiaro che ci fa piacere, insomma, poi insomma ci conosciamo, ecco. Sì, no, più che altro perché appunto il centro nascita ci ha donato anche due video che vedremo fra poco, dedicati proprio a questo momento appunto dell'alimentazione, del pranzo, dell'importanza del pranzo e in ambiente nido. Sì. E quindi quest'ultima parte del libro riprende un po', cioè torniamo sulle parole di Grazia Onegger, e quindi c'è questo intermezzo scritto da lei in cui lei scrive: e, secondo la Montessori, la socializzazione non è un punto di partenza, esatto, ma la risultante spontanea dello stato di benessere individuale che consente di aprirsi agli altri. E anche una struttura per la prima infanzia può essere un luogo di raffinata socializzazione. Quindi quello che noi le vorremmo chiedere, ci vuole presentare un po' quali sono le buone pratiche per un buon ambientamento, quindi per questo primo tempo in cui il bambino inizia a conoscere questo nuovo luogo e queste persone, queste educatrici, proprio per favorire a lui uno stato di benessere, ecco, che possa accompagnarlo poi nel tempo. Sì, no, non sono il più bravo del gruppo a parlare di queste cose, ma insomma, ormai anche io da pediatra un po' duro di testa qualcosa ho imparato nel centro nascita Montessori, che io ho cominciato a frequentare nel lontano 1980. Insomma, io credo che Grazia ha facilitato Adele Costagnocchi ha dato le fondamenta del centro nascita Montessori, e Adele Costagnocchi sul bambino 0-3 è ripartita da zero. Non c'è stato nel momento in cui Maria Montessori ha detto occupati del neonato, non ha pensato di dover riportare sul neonato ripetute e corrette i materiali, il pensiero sull'ambiente, eccetera, ma è veramente ripartita da zero, e questa è la grandezza di Adele e la grandezza di Maria Montessori, che a sua volta era partita da zero. Cioè Maria Montessori da brava come dire, scienziata positivista, nel momento in cui si deve occupare dei bambini perché l'Istituto Benestabile di Roma gli dice facci gli asili, lei non è che parte da, si rimette a studiare, li osserva e tira delle conclusioni. Adele fa la stessa cosa con il bambino 0-3 e quindi con una grandissima apertura mentale, con una grande capacità di includere anche figure interessanti, devo dire, di quella Roma degli anni 50, dove c'era ancora veramente un bel movimento di idee, e comincia a osservare questi bambini, eccetera. Grazia
fa un altro passaggio importante, fa quella che io chiamo la contaminazione, nel senso che Grazia si apre al pensiero di e apporta nel centro nascita tutta una serie di idee che venivano dall'esterno, ma che erano molto compatibili, direi le due principali, poi anche altre, però Grazia tra l'altro ha rapporti veramente con tantissimi, eccetera, anche sul tema della nascita, del parto, Le Boyer, Michel Audin, potrei dire, eccetera, però sul bambino e sul nido Amy Pickler e la Goldsmith, che contaminano molto positivamente, secondo me, le contaminazioni, io credo molto alle contaminazioni positive, il nostro pensiero. Quindi direi che forse siamo stati tra i primi, oggi chiaramente non siamo solo noi, assolutamente, però l'idea che un elemento fondamentale è quello dell'ambientamento, quindi tutto deve avvenire sempre con gradualità e deve essere misurato sul singolo bambino. Io questo è una delle prime cose che ho imparato quando ho cominciato a far parte del centro nascita Montessori. Si può ottenere tutto, l'importante è che avvenga con gradualità e nel rispetto dei tempi di ciascun singolo bambino, e basando tutto questo su un'osservazione, con le mani dietro la schiena, come dicono le ostetriche. Questo è l'elemento principale. Quindi quando io sento un genitore che mi dice ho scritto il bambino al nido, io chiedo subito che le hanno detto dell'ambientamento. Allora se mi dicono mi hanno detto che ci vogliono 7 giorni, ci vuole 8 giorni, 15 giorni, un mese, io già quando mi danno questi limiti già mi preoccupo. Questo è, diciamo, uno dei caposaldi, è questo, quindi proprio l'ambientamento che deve avvenire all'inizio con un adulto di riferimento proprio, quindi la mamma, il papà, la nonna, chi sia, insomma, quindi il bambino in un ambiente che lui non conosce, quindi deve avvenire e piano piano con un'educatrice di riferimento che deve essere quella, che sarà quella nei limiti chiaramente del possibile dal punto di vista del lavoro, dei contratti, delle gravidanze, eccetera, per tutti gli anni in cui il bambino resterà al nido, cioè è fondamentale, questo è molto molto importante. Un altro elemento, almeno a me, che mi ha insegnato molto, anche proprio nella relazione con i genitori che a volte si trovano in difficoltà in certi momenti della vita dei loro bambini, eccetera, è quello di sempre ricordare che è proprio il nostro modo di essere, no? Anche per l'alimentazione, quando prima dicevamo bisogna essere educati, no? Nel doppio senso, nel senso che è chiaro che se io a tavola non c'è una ritualità, non c'è una calma, non c'è una distribuzione dei tempi giusta, non c'è anche un ordine, anche un senso, come dire, estetico, frugalmente estetico, non è che ci devono essere i damaschi o le posate d'argento, ma quel senso di regolarità, di tranquillità che deriva da queste cose, è su quello che il bambino e le bambine crescono, proprio osservando noi adulti, osservando l'ambiente che noi prepariamo per loro. E questo devo dire che sono gli elementi fondamentali per noi nei nostri nidi, insomma. Ripeto, oggi sono cose che cominciano a passare, però l'idea importante che io colgo dal nostro gruppo, insomma, del nostro direttivo, ripeto, ci sarebbero persone più adatte di me a parlare di queste cose, è proprio il non dare mai nulla per scontato, no? Cioè non ci sono delle regole fisse, ma ogni bambino è un individuo a sé stante e tutto, quindi anche il lavoro che fanno le coordinatrici con le educatrici, specialmente con le educatrici giovani che iniziano a lavorare con noi, noi facciamo un corso base ogni anno qui a Roma, poi insomma varie cose, però, e quindi poi attingiamo da questo corso sia per quando abbiamo la fortuna di poter assumere o sostituire, eccetera, ma è proprio quello, cioè una puntuale, attentissima, scrupolosissima osservazione del bambino. E
E poi, come Grazia dice tante volte, la delicatezza, la gentilezza, mai alzare la voce, mai anticipare, mai fare al posto del bambino, no? Ma essere sempre presenti, però attenti e così. Io, questi sono gli elementi che mi sembrano più importanti. Certo, nell'intermezzo, appunto, Grazia, devo dire, a me è piaciuto molto quando appunto ci dice che, vi leggo proprio, ci si pone un nuovo obiettivo, socializzare o meglio far socializzare. Questa era una cosa che Grazia diceva sempre e che io devo dire ho molto imparato da lei, insegnare ad essere socievoli tramite proposte collettive. È l'educatore che dice dove, come, vicino a chi mettersi, indicando l'azione che tutti eseguiranno in contemporanea. Più scolastico e prematuro di così, viceversa, i piccoli, ancora per lungo tempo, mostrano interesse per azioni personali, per ricevere attenzioni individualizzate e risposte precise a quanto riescono a esprimere. Soprattutto hanno bisogno, grazie ad attività liberamente scelte e ripetute con tempi personali, di affinare la loro concentrazione. Capacità che invece nelle attività di gruppo guidate da un adulto si trasforma. Quindi la capacità di concentrarsi si costruisce dai primi mesi di vita, dai primi sguardi e ascolti prolungati, dai primi gesti ripetuti, tutte azioni che ogni bambino mette in atto spontaneamente se non viene disturbato. E adesso così mi vengono in mente un po' di flash, cioè, nel libro c'è un capitolo carino anche di un'esperienza fatta da Pietro Lupi, che è un coordinatore di un nido che non è del Centro Nascita Montessori, ma Pietro però fa parte del direttivo. È interessante un lavoro che lui ha fatto, che abbiamo fatto insieme, insomma, su cui stiamo un po' lavorando ancora, devo dire, sull'offrire ai bambini anche la possibilità di comporre il loro piatto, e questo è importante. Ma una cosa molto importante che dice Pietro è che appunto anche l'orario del pasto non è prestabilito. Se un bambino sta dormendo non verrà svegliato perché deve mangiare, ma lo si lascia dormire e poi gli si terranno le cose in caldo, perché in questo momento è la cosa più importante è rispettare l'individualità. Certo, e questa è proprio la base dell'osservazione che appunto Maria Montessori diceva, sì. Più l'educatore osserva il singolo bambino e più rispetta la sua alterità, insomma, e sottolinea l'unicità di ogni persona, insomma, di queste piccole persone. E, se a piacere, cioè se a tal proposito, io farei vedere il primo video, sì. In cui appunto questo video c'è proprio una relazione uno a uno, quindi anche quanto i vostri nidi del centro nascita ci sia anche questo tempo dedicato, soprattutto con i piccolini naturalmente, e c'è questa relazione tra l'educatrice e questa piccola bambina. Quindi se Isabella ci manda in onda il video. Questi video me li ha passati, li conoscevo, insomma li ha girati Sara Sacchetti, che poi anche lei è una delle autrici del libro. Grazie, educatrice, proprio risulta molto evidente quanto rispetta i tempi proprio di questa bambina. Attende che lei apra la bocca o che con la manina chieda ancora cibo. E poi anche molto bello da vedere lo sguardo che c'è di questa educatrice verso la bambina, insomma, questo sguardo attento, presente, però non invadente. Ecco, la bambina sa che c'è, e quindi quando ha bisogno, insomma, c'è questo incontro di sguardi per, insomma, per avere ancora cibo o anche solo per un sorriso. Quindi l'educatrice non è... Allora, Sara ha fatto la ripresa, l'educatrice si chiama Pamela, sì, condivido, è bellissimo. Questo video
mi ricorda una delle prime volte che io ho visto un video sul baby crawling, cioè su quella cosa che si chiama baby crawling, quando il bambino appena nato viene messo a contatto pelle a pelle con la mamma e poi lo si lascia libero finché arriva al seno e si attacca da solo, cosa che avverrebbe in linea di massima a tutti i bambini se gli si lasciasse il tempo, invece questo non viene fatto quasi da nessuna parte, eccetera, eccetera. E io ho visto una delle prime volte che mi cominciavo a occupare di queste cose e sentivo proprio, mi veniva voglia di prendere il bambino e metterlo sul seno della mamma, e invece poi dopo un tempo lungo, ma un quarto d'ora, 20 minuti, anche mezz'ora, poi alla fine il bambino è arrivato e ha fatto tutto da solo. Ecco, e qui la stessa cosa, noi ci abbiamo sempre un po', ci verrebbe voglia di fare a posto di, no? Invece è bellissimo, sì, questo ci piace molto, sono contento di averlo condiviso con voi. Grazie, grazie ancora della condivisione. E mi viene da dire un po' che tutto anche questa cura, attenzione anche nei tempi verso i bambini, è dovuto anche a una grande organizzazione all'interno della struttura, quindi del nido, da parte delle educatrici, da parte delle inservienti, quindi da tutto il corpo all'interno del nido. E, non so, ci piacerebbe un po' che ci facesse una fotografia di quanto questo momento del pasto abbia veramente una valenza relazionale, quindi sia il punto, un po' l'ha già detto, dell'educatrice di riferimento, soprattutto per i piccolini, però proprio anche, non so, dal punto di vista della cura dell'ambiente, la preparazione, anche a livello di quello che può servire durante il pasto alle educatrici, ecco. Così poi abbiamo quest'altro video da poter condividere. Sì, sì, beh, diciamo che sembra no, ma in realtà è tutto preparato in qualche maniera, per cui anche, vabbè, poi nei bambini più grandi poi c'è tutto anche il tema dell'apparecchiamento, eccetera, insomma, ma questo già Maria Montessori ce lo diceva, no? Quanto per loro è importante tutta questa... diciamo anche regolarità, no? Questa ritualità, direi così. E poi sì, c'è, direi, questo aspetto della preparazione che permette di, come dire, rendere anche i movimenti, anche le relazioni sempre armoniche in qualche maniera, no? Tante volte nel mio lavoro mi raccontano i genitori, non riesco a tenerlo seduto, se vuole sempre alzare, vuole fare le cose, eccetera. E invece noi qui abbiamo la prova che organizzando, dando anche un rituale rassicurante, come dire, nel quale il bambino si trova ben inserito, poi di fatto... quasi non esistono, no, queste ribellioni, queste fughe, queste cose, eccetera, perché c'è un grandissimo rispetto, quindi sì. E poi diciamo che tutti sono, sì, anche questo è l'altro aspetto importante, è che al di là poi delle educatrici, ma comunque anche il cuoco, la cuoca e le ausiliarie, eccetera, sono tutte quante, come dire, coinvolte in questa relazione, e tutte quante hanno comunque una loro formazione. Non ci possono essere chi si comporta in una maniera e chi in un'altra, quindi non c'è la conflittualità di comportamenti, sicuramente comportamenti bruschi, rudi, eccetera, sono banditi completamente, e quindi i bambini hanno questo riferimento di tranquillità, mi sembra questo l'aspetto più importante. Bene, grazie. Possiamo allora mandare il secondo video? Sì. Qui invece l'ambiente, insomma, sono bambini più grandi. Sì, sì, sono... Usate le stoviglie, tutto è naturalmente tutto materiale frangibile, quello per noi è fondamentale. Una volta abbiamo rinunciato a un bando per la gestione di un asilo nido aziendale, dove avevamo anche buone probabilità di vincere, perché comunque il capitolato ci imponeva
piatti posate di plastica e quindi noi abbiamo deciso di non partecipare. Sì, sì, anche i bicchieri di vetro. Sì. Bene, allora provo un attimo a capire se c'è qualche domanda, è arrivata qualche domanda dal pubblico. No, direi di no. Quindi anticipiamo che questa diretta, diciamo, si trasformerà in un formato per YouTube, sul quale lo caricheremo tra pochi giorni, quindi sarà possibile rivedere e riascoltare le importanti considerazioni che avete fatto. Direi che dal pubblico no, per il momento non arrivano domande. Io avrei, se ha piacere, dottor De Luca. Allora, e a me piacerebbe, per concludere, insomma, siamo ormai in chiusura, e mi piacerebbe leggere delle parole di Maria Montessori, invece, di Educare alla Libertà, dal libro Educare alla Libertà. Maria Montessori scrive: fu mia cura non solo nutrire il bambino, ma anche collegare a questa necessità primordiale un'azione educativa. Il pranzare nelle case dei bambini non è solo un mezzo per alimentarsi razionalmente, ma è anche uno dei principali mezzi di educazione. Perché il lavoro di apparecchiare e sparecchiare la tavola e gli apprendimenti di tutti quegli usi che l'educazione insegna per nobilitare l'atto del nutrirsi, costituiscono proprio uno dei compiti principali delle case dei bambini. Quindi qui è proprio quello che lei diceva prima, il fatto anche un bambino un po' più grande, ma neanche scuola infanzia, siamo ancora al nido, quindi bambini sui 2 anni che hanno già questa autonomia e capacità di preparare il momento del pasto. Quindi tutto inizia nel momento in cui vanno a lavarsi le mani insieme, quindi è un momento, un'attività di vita pratica, come chiamava Maria Montessori. E una volta che hanno lavato le mani, iniziano ad apparecchiare la loro tavola, quindi partendo dalla tovaglia e via tutta la... Sì, sì. Quella concentrazione di cui Grazia ci parla spesso, quell'attenzione, la serietà, poi i bambini imparano lo spirito di collaborazione, questo è un altro aspetto importante. Io quando vedo queste cose mi chiedo veramente come le scuole Montessori, come tutta l'Italia non è fatta di scuole Montessori, saremmo tutti molto meglio se nei primi anni della nostra vita imparassimo il rispetto degli altri, il rispetto dei tempi degli altri. I bambini imparano così, imparano guardando, no? E se vengono rispettati saranno degli adulti che rispetteranno, se hanno il tempo di fare le cose con calma saranno delle persone calme, riflessive, e invece se gli diamo fretta, l'idea di sbrigarsi, no? Certe volte anche come i bambini gli viene offerto il cibo, lì era bellissimo, no? C'era Pamela che rimane, è stata ore e ore con questo cucchiaio che era pronto però mai invadente, no? E poi c'è stato un momento in cui gliel'ha dato nel momento giusto e il bambino ha aperto la bocca benissimo, quindi questo collaborare, poi piano piano il bambino farà da solo, no? E questo è fondamentale, certo, importante, importantissimo. Bene, piano piano ce la faremo. Certo, piano piano, dai, ci lavoriamo. Sì. Noi... in tante epoche c'è stato chi comunque ha mantenuto, come dire, delle cose che sembravano quasi un po', a parte che comunque, insomma, Montessori poi ancora vivo in tanti paesi, più apprezzato che da noi. Uno dei rischi è quello della standardizzazione. Questo noi al Centro Nascita è una cosa a cui teniamo molto, cioè
ortodossia, rispetto i sacri testi vanno rispettati, perché poi personaggi come Maria Montessori sono profetici, in effetti, come i pensatori, poi sono sempre dei punti di riferimento, però mai lasciarsi ingabbiare dalle routine, no? Ma sempre pensare che è l'osservazione e l'individualità, sono questi i punti fondamentali, e poi la riflessione, poi la discussione di gruppo. Questo, noi ci crediamo tantissimo. No, dicevo che in tante epoche, io anche pensiamo a tutto quello che hanno fatto i frati amanuensi che nel Medioevo, chiusi nei conventi, ricopiavano, forse loro non sapevano neanche per chi e per come lo facevano, no? Eppure se noi oggi leggiamo Aristotele, Platone, i classici latini, greci, eccetera, lo dobbiamo a loro, che non sapevano che poi un giorno ci sarebbe stato internet o le grandi biblioteche o la stampa che avrebbe reso tutto così. Eppure l'hanno fatto con umiltà, eccetera. Io penso che ci sarà un momento in cui queste cose le capiremo, capiremo che il futuro dell'umanità è basato specialmente su una, appunto, su un'educazione alla pace, come diceva Maria Montessori, cioè e per pace si intende proprio un'armonia tra le persone, insomma, basata sul rispetto, sul riconoscimento dell'altro, sulla non sopraffazione. Insomma, io credo che siano tutte cose molto, molto importanti, di cui l'umanità ha un gran bisogno. Bene, benissimo. La ringraziamo anche per queste ultime parole. Grazie. Grazie. E beh, grazie a voi veramente tanto, è stato un bel pomeriggio. Poi ci sentiamo allora. Sì, la ringraziamo ancora molto e ringrazio anche da parte nostra il Centro Nascita, appunto per Sì, no, questo dirò, dono. va bene, grazie, Grazie grazie. ancora. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci, buonasera a tutti. Buonasera. Arrivederci a tutti.